Someone called on the Black Plague. Qualcuno ha parlato della peste nera? I'm here. Eccomi qua. In this part two, in questa seconda parte vi parlerò del motivo per cui ci troviamo di fronte a crisi ricorrenti e sempre più gravi, il motivo per cui noi non impariamo le lezioni giuste dal nostro passato e dalle crisi del passato. E verso la fine scopriremo qualcosa che ovviamente vi è già stato detto più volte. Gli economisti, l'economia dominante, sono veramente pessimi a fare una cosa, cioè l'economia. Però di tanto in tanto vanno oltre l'economia e sono veramente pessimi, pessimi dal punto di vista etico e sono i principali oppositori e il principale pericolo per la democrazia in tutta l'Unione Europea in particolare, ma anche in America. Gli economisti ci dicono che vogliono essere giudicati sulla loro capacità di prevedere il futuro. Ebbene, noi accogliamo con favore questa loro ammissione, perché effettivamente se guardiamo come sono andati in termini di previsione, i risultati sono alquanti deludenti. Ma questo è proprio perché in pratica si sono sbagliati su tutto ciò che di importante potevano sbagliare da tre decenni a questa parte. E forse proprio per questo non sono disposti ad ammettere i propri errori ed insistono sempre più invece nel seguire la politica peggiore. Come ho già detto, l'economia dà risultati particolarmente deludenti quando si entra in concetti come la moralità. Nella mia prima presentazione vi ho letto una citazione dell'Economist, o meglio dell'economista che ha svolto uno studio sulla crisi dei risparmi e dei prestiti e ha indicato che era razionale per questi saccheggiatori, questi ladri, concedere dei cattivi prestiti, dei cattivi mutui. Ecco qui la reazione di un economista, Greg Mankiw, quando ha sentito il lavoro di quella commissione nazionale e di quel futuro premio Nobel per l'economia, Jack Lekerlof. Ecco qui cosa ha detto quando ha sentito questa storia e ha reagito con un commento, diciamo, non casuale. Era veramente chiamato a partecipare a quella discussione, aveva avuto la relazione una settimana prima, aveva potuto pensare alle sue reazioni e ha affermato: sarebbe irrazionale che i presidenti, gli amministratori delegati degli istituti di risparmio e mutuo non rubassero. Quindi non si tratta di una semplice reazione a botta calda su come ottimizzare la frode concedendo prestiti negativi, cattivi. Dal punto di vista etico, ha detto che sarebbe stato irrazionale, quindi in realtà è diventato irrazionale quello che sarebbe stato razionale, anche se in questo caso appunto la conseguenza logica è quella di rubare. Ha pubblicato un interessante libro intitolato Moral Markets, Mercati Morali, che è uscito proprio a fagiolo nel 2008. È un libro con un tono trionfante sul capitalismo e su come il capitalismo renda più morali i mercati. Ma anche in questo libro c'è comunque questa frase: l'homo economicus è un sociopatico. L'homo economicus ovviamente è ciò che succede se le persone si comportano nel modo in cui gli economisti prevedono che si comporteranno. E questi scienziati che amano il capitalismo hanno detto: facendo così andrete a creare una nazione di sociopatici.
Greg Mankiw non è un economista qualsiasi. Il presidente Bush lo ha nominato presidente del Consiglio di Consulenti Economici del Presidente, quindi, se vogliamo, la principale, più importante posizione per un economista in America, dopo questo genere di affermazioni. Gli altri due signori sono i principali studiosi di diritto e di economia sul diritto societario e cito da un loro libro del 1991, quindi un'intera generazione di avvocati statunitensi hanno imparato questa frase. Una regola contro la frode non è un ingrediente fondamentale né importante dei mercati dei titoli. Il principale economista, che in realtà non è un economista ma un giurista, è Fischel, che ha lavorato per tre dei peggiori casi di frode, tra cui anche il peggio del peggio dal punto di vista di frode a istituti di prestiti e mutui. Li ha elogiati come la migliore azienda in America e poi, due anni dopo, ha scritto questo senza avere mai ammesso nei propri scritti di avere provato queste teorie anche nel mondo reale e di avere di conseguenza anche elogiato i peggiori casi di frode. Quindi questa è una grave disonestà accademica che si aggiunge al fatto di avere sbagliato ogni previsione. Cosa è successo a Fischel dopo aver sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare? È stato nominato preside del Dipartimento di Diritto dell'Università di Chicago, una delle principali posizioni nel mondo accademico statunitense. E anche Greenspan ha lavorato per alcuni tra i peggiori casi nel settore, Charles Keating Slings and Savings, e ha personalmente reclutato come economista per questo grave scandalo i cinque senatori statunitensi che sono interagiti. Che hanno interagito con noi per cercare di evitare che noi agissimo contro la più grave violazione nella storia del nostro paese, perché quella violazione era appunto collegata alla sua compartecipazione. E questi cinque senatori sono diventati noti e sono stati ridicolizzati come i Keating Five. A proposito, John McCain è stato uno di quei senatori che è venuto ad incontrarci e Alan Greenspan ha poi scritto una lettera dicendo che avremmo dovuto consentire a Lincoln Savings di fare questi terribili investimenti perché non rappresentavano un prevedibile rischio di perdita per i fondi federali e invece sono stati il costo principale per i fondi di assicurazione. Dopo aver sbagliato tutto ciò che si può possibilmente sbagliare, l'abbiamo nominato presidente della Federal Reserve. E quindi ecco qua un modello, promozione ed onori economici a coloro che sbagliano di più e nel modo più spettacolare, sempre che gli errori vadano a beneficio delle grandi banche che frodano. Allora, vediamo che cosa hanno previsto. Questa è una lista breve. Gli economisti neoclassici hanno previsto che, poiché i mercati erano efficienti, si sarebbero corretti da sé, che la frode era da escludersi automaticamente e che le bolle finanziarie erano impossibili. Ci hanno rassicurato dicendo che, poiché i banchieri erano interessati a difendere la propria reputazione e i valutatori e i revisori erano interessati alla stessa cosa, non ci sarebbe mai stata una frode e nessuno avrebbe nascosto o coadiuvato una frode. Avevano previsto che i massicci derivati finanziari avrebbero stabilizzato il sistema economico. Ci hanno detto, anche quando la bolla aveva raggiunto delle proporzioni
superiori a quelli di qualsiasi precedente nella storia mondiale, che non c'era una bolla immobiliare negli Stati Uniti, che non c'era una bolla immobiliare in Irlanda, che non c'era una bolla immobiliare in Giappone, che non c'era una bolla immobiliare in Spagna. Ci hanno detto che pagando gli amministratori delegati delle massicce somme di denaro sulla base delle loro prestazioni a breve termine, questo avrebbe allineato gli interessi degli amministratori delegati con quelli degli azionisti e del pubblico, e quindi che era la cosa migliore da fare. Ognuna di queste previsioni si è dimostrata totalmente falsa. Anzi, c'è di più, ciascuna di queste affermazioni è stata falsificata prima addirittura che lui arrivasse a pronunciarle, e in realtà non è cambiato nulla. Che cosa hanno fatto allora a quei tempi? Hanno guardato l'Europa. Questo è Cato, ovviamente il nome tra ispirazione a un famoso romano, Catone, e nel 2007 il nostro Catone ha detto, mentre l'Islanda stava crollando in una crisi impressionante, ha detto quanto segue: il rinascimento economico dell'Islanda è una storia veramente notevole. Le riforme dalla parte dell'offerta, cioè tagli alle imposte, assieme a politiche come la privatizzazione e la deregolamentazione, hanno dato risultati prevedibili. Ricordate, fare previsioni. Il reddito sta aumentando, la disoccupazione è quasi zero e il governo raccoglie un maggior gettito fiscale da una base più ampia. Quindi hanno tagliato le tasse, ma nel complesso il gettito fiscale è aumentato perché il paese stava crescendo a una velocità così impressionante. Perché? Perché le tre grandi banche islandesi erano tutte in realtà intente a frodare. E quindi c'era un tasso di crescita medio del 15% l'anno, e quando sono crollate nel 2008 rappresentavano 10 volte il PIL dell'intera Islanda e hanno subito una perdita del 60% dei propri titoli. Questa è stata la loro previsione. La previsione così positiva del fatto che la deregolamentazione, la bassa imposizione e la deregolamentazione inducevano una crescita economica. Hanno affermato qualcosa di molto simile anche sull'Irlanda in un articolo intitolato "Non è semplice fortuna". L'Irlanda vanta il quarto PIL al mondo. Alla metà degli anni Ottanta l'Irlanda era una palude, con un livello di reddito medio inferiore del 30% a quello dell'Unione Europea. Oggi i redditi irlandesi sono del 40% superiori alla media dell'Unione Europea. Questo cambiamento così notevole è stato una fortuna semplice da parte degli irlandesi? Non affatto. È il risultato di una serie di decisioni caparbie che hanno fatto dell'Irlanda un paese che è passato da una grande stagnazione governativa a un paese in cui prosperava il libero mercato. Questo l'hanno scritto nel 2007. Un anno dopo lo scoppio della bolla speculativa, mentre l'Irlanda era in caduta libera. E che cosa ci viene detto adesso? Qual è la risposta? Decisioni caparbie che hanno fatto passare il governo da una grave stagnazione di governo a una crescita del libero mercato, con una crescita di zero. In realtà non hanno imparato niente dai loro errori del passato. Anzi, addirittura Trichet è andato a salvare l'Irlanda nel 2004 dicendo: l'Irlanda dovrebbe essere il modello per i paesi che si apprestano ad aderire all'Unione Europea. Ma noi abbiamo già visto questo film, l'abbiamo già visto più volte in molti paesi.
Lo abbiamo visto nella crisi degli istituti di risparmio e mutui, ma poi è arrivata la crisi dell'epoca Enron. E adesso vorrei concentrarmi su un solo aspetto. Ancora una volta c'erano frodi sul controllo contabile che sono cresciuti a una velocità inimmaginabile, ma molti si sono dimenticati che la maggior parte delle più grandi banche del mondo sono state più che volenterose ad aiutare Enron nel sua frode. Si sono resi complici di questo, sapevano che Enron era intenta in attività che rappresentavano frode e le hanno aiutati perché in questo modo anche loro, diciamo, potevano accumulare un valore superiore. Questo è stato studiato da indagini, abbiamo centinaia di pagine, ma nessuno nessuna delle grandi banche tradizionali è stata incriminata. C'è stata un'indagine criminale nei confronti di Merrill Lynch che però i tribunali hanno ostacolato. Addirittura la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sentenziato che solamente il governo può presentare delle denunce civili e quindi avviare un iter processuale contro le banche che hanno favoreggiato atteggiamenti fraudolenti. Pensateci un po', potete avere una prova irrefutabile che una banca abbia favoreggiato la Enron, che l'abbia fatto con cognizione di causa, che abbia portato a centinaia di milioni di perdite, però non potete denunciare quella banca. Ecco che cosa ne è stato della legge negli Stati Uniti. Quindi, questo ci lascia con una domanda. Il governo denuncerà? La Federal Reserve, sappiamo recentemente da recenti testimonianze di fronte alla Commissione Nazionale che sta investigando l'attuale crisi, ebbene la leadership si è opposta strenuamente ad adottare azioni contro le banche e solamente quando la Security and Exchange Commission, la SEC, è intervenuta, la Fed si è sentita imbarazzata e obbligata a assumere una qualche azione, ad agire. Sappiamo anche da questa testimonianza veramente straordinaria del responsabile della supervisione presso la Federal Reserve da tantissimo tempo che lui è rimasto profondamente scosso dal fatto che la maggior parte delle più grandi banche al mondo avevano aiutato Enron nel commettere la propria frode e quindi ha messo assieme un incontro preparando un brief per sottoporlo ai leader della Federal Reserve. In quella riunione gli alti funzionari della Federal Reserve e il capo economista della Federal Reserve non hanno criticato Enron e non hanno criticato le banche che hanno favoreggiato Enron nella commissione di questa frode. Se la sono presa con il supervisore.